Terza parte del Mix 0100 Metal Edition. Di cosa parliamo? Te lo dico dopo la sigla. Ciao, bentornato sul canale, io sono Marco. Prima di cominciare questo nuovo video, iscriviti e attiva la campanella per seguire i video e rimanere sempre informato. Seguimi sui canali social e se vuoi abbonati anche al canale per avere dei contenuti extra o solo per sostenermi, anche non è male. Terza parte del Mix da 0 a 100. Di cosa abbiamo parlato nelle puntate precedenti? Sopra ti metto il link alla playlist così puoi rivedere i due video precedenti. Abbiamo parlato dell'approccio al mix. Abbiamo parlato della batteria, abbiamo iniziato a fare il bilanciamento, il panning, insomma, abbiamo messo un po' di carne al fuoco. Ora andiamo avanti con due strumenti, il basso e le chitarre. Quindi, bando alle ciance, ciance alle bande, ci buttiamo subito sulla Do. Quindi, siamo a un punto buono, nel senso che abbiamo le idee abbastanza chiare su quello che è. Secondo me, ci riascoltiamo un attimo il mix. Sì, dai. Ok, il suono non è male di questo basso, però secondo me manca qualche cosa. Ascoltandolo così ho notato che è un basso registrato probabilmente in DI o con una pedaliera o qualcosa direttamente dentro alla scheda audio. Non è un male, eh? Si fa tranquillamente, non è assolutamente un male, però. Secondo me manca qualcosina, gli manca un po' di spinta dell'aria del basso normale. Quindi, visto che è una traccia stereo, possiamo fare questa cosa qua. Le splittiamo in due mono. Ok, quindi le abbiamo splittate in due mono. Quindi questa la possiamo rendere inattiva. Vi faccio vedere perché faccio questo qui. Make inactivate. Dove sei qui? Ok, perfetto. Ci spostiamo il mix hub che avevamo caricato prima. E sulla poi andiamo a chiamarlo. Mettiamolo. Rinomina sempre le tracce perché bass DI. Mettiamolo bass amp V. Che vuol dire basso amplificato virtuale, e poi l'altro lo chiamiamo bass DI, così anche sul nostro come si dice, poi questa la spostiamo al fondo così non ci disturba, così anche sul nostro DAW control avremo i due bassi con i due nomi diversi. Ora facciamo già che crearci anche l'ausiliare. Questo qua possiamo farlo anche mono. Ma sì, dai, facciamolo mono. E lo chiamiamo bass aux. Lo sposto. Poi mi prendo il colore che piace a me per gli ausiliari, che è questo qui. Ok, poi gli diamo un basso 1, va benissimo. Andiamo ad assegnargli un basso 1, anche questo. Adesso ti faccio vedere anche questi bassi possono rinominare e lo chiamiamo basso. L'ho fatto mono perché in realtà il basso è monofonico, quindi non mi interessa averlo stereo. Infatti adesso
li abbiamo qua. Su questo qui cerchiamo Cerberus e ti racconto cos'è Cerberus. Cerberus è un ampli da basso virtuale di un'azienda che si chiama Quassa. Ne ho parlato già sul canale una volta e ci sono capitato un po' per caso durante una fiera, un Music Mess, li ho conosciuti, ho questo programmino che non va male perché ha un semplicissimo ampli virtuale con tre stadi, vabbè, non sto a raccontartelo tutto velocemente, però hai anche la possibilità di scegliere gli ampli. Quindi che cosa succede? Io su questo canale, che è il bus amp virtuale, carico quello e vado a sentire adesso, gliene do progressivamente un po' sulla traccia e sentiamo che differenza c'è fra il suono senza e con. Vediamo se recuperiamo un po' di pasta dell'ampli. Andiamo a sentire. Terminate le prime operazioni sul basso, che hai sentito, vi ho messo l'ampli, ho anche inserito un Class 76. Passiamo alle chitarre. Allora, le chitarre, io metto, queste chitarre sono registrate bene, suonano, non hanno dei grossi problemi, però quando sono nell'insieme hanno bisogno di essere un po' più intellegibili. Allora, che cosa faccio io? Metto un equalizzatore che fa questa forma qua, questi due shell, e che cosa faccio? Attenuo un po' le basse, non troppo, le attenuo, non le tolgo, e do un pochettino di alte. Il risultato è questo. Quindi adesso andiamo a, dopo che abbiamo aggiunto l'equalizzatore, apriamo il nostro mix hub con il preset e andiamo a sentire come risulta. Si nota che le chitarre hanno un periodo di finizione, però non mi piace molto il risultato, cioè non suonano male, però possiamo aggiungere qualcosa in più. Quel qualcosa in più lo possiamo dare aprendo innanzitutto le nostre chitarre NDI. Ti ricordi che ti ho fatto vedere nelle altre parti che loro mi hanno mandato anche le chitarre NDI? Benissimo. Io cosa faccio adesso? Carico un AmpliTube 4. In questo caso ho preso un Mesa Modern, gli ho dato un po' più di guadagno e ho cambiato il cabinet e gli ho messo il Modern, semplicissimo. Stessa cosa dall'altra parte, stesso amplificatore, stesso settaggio. Ora andiamo ad inserirli, a contestualizzarli, quindi alzerò i fader fino a che il risultato non mi soddisfa e vado a coprire quello che mi manca di suono. Andiamo.
Ok, ci siamo quasi. Ho sentito come sono diventate un po' più cicciottelle. Ora, secondo me, per questo brano non c'è bisogno delle chitarrone sparate, ma devono essere molto taglienti, molto, molto graffianti. Però gli abbiamo ridato un po' di spinta. Poi li ho passati dentro a un compressore, un Class 76, solo per fermarmele, compattarle, comprimerle di un paio di 1 dB, 1 dB e mezzo, giusto da spostarle avanti nell'asse. Quindi, secondo me, le chitarre in questo momento ci siamo, non sono male. Chitarra, basso, batteria, diciamo che hanno un bel sound. Quindi, se ti è piaciuto questo video, iscriviti, attiva la campanella, seguimi sui canali social. Ci vediamo al prossimo video del Metal Edition, Mix da 0 a 100 Metal Edition con il Last Rites. Ciao!